parlano di Federico Bernardi, Trevisano, dicono anche Trevigiano, Trevisano. Ma guarda, io ho segnato degli aggettivi, che quando chiaramente l'impasto proprio cromatico qui diventa tutto, no? Però io ho segnato proprio degli aggettivi che riguardavano poi, insomma, in un certo senso anche la scelta. E quindi questo si intitola conflitto decisionale, è tutto rosso e nero, ma in un modo strano, forte, molto, molto capace, molto originale. Tu sei giovanissimo, quanti anni hai? 22. Beh, insomma, non ho parole. Sì. Una volta sei da poco maggiorenne, insomma. E con una tua originalità che non è frequente, perché sì, è astrattismo cromatico, però in fin dei conti c'è tutto, ci puoi vedere la natura, il gioco, come dici tu, appunto anche i conflitti decisionali, molto bello. Vediamo in un altro, Federico. Deterioramento personale, e sostanzialmente ho segnato, dicevo, nero, rosso, bianco e viola. Sembrano dei piccoli vulcani, è incredibile, è fantasiosissimo, perché tu ci puoi vedere, come è giusto che nell'arte moderna sia, ci puoi vedere un po' quello che vuoi, non devi essere succube, capito, di quella volizione figurativa, o meno che mai visiva, ma qui in qualche modo è la visività che giunge a te. Non è, quindi, per te, come è nata questa idea del nero, di circondare poi di viola? Beh, i colori che utilizzo sulle mie opere sono tutti colori pensati a livello psicologico, diciamo, perché ad esempio il nero è un colore di eleganza, è il colore che mi rappresenta insieme, ecco, al giallo. Il nero è un colore di eleganza, attenzione, è anche un colore di sommovimento, di umbratile, però tu sai che dopo Caravaggio non c'è niente che chiarifica di più che lo scuro, esatto. La cupezza, che il nero, bellissimo. Poi il rosso perché comunque il rosso è energia, l'ho usato anche nell'altro sì, vedete, quadro. Come fluisce, sembrano quasi dei torrentelli cromatici, bellissimo. E viola invece la rappresenta perché quel, come ha detto lei prima, due, sì, vulcani, in realtà non sono vulcani, perché se notate... No, ho detto questa, sembrava. Questa linea parte che è il doppio, più del doppio di quello che è alla fine. Certo. Il concetto è proprio questo, perché io, persona originale, senza nessuna influenza, senza nessun cambiamento nella mia vita, sono pieno, solo che poi la vita va avanti. Bello, questa idea del colore a livello proprio psicologico è una bella scelta. Questo è un trittico, sostanzialmente. Sì, anche questo è un trittico, sì. Vedete? E viola comunque sia un colore più femminile, diciamo. Sì. È un, ha un significato su questo quadro un po' di irresponsabilità, perché... perché nella tu mia sai vita... sai che meraviglia di aggettivi stai usando, ma meno vita, male, diciamo, che c'è un po' di responsabilità, insomma. Non so se sia femminile o maschile, ma insomma, è bello. Ti devo dire che dopo tanta abitudine a vedere tante cose, mi sei piaciuto, perché mi hai sorpreso, capito come avviene con la bella poesia. Esci fuori dalle convenzioni, esci fuori dalla vulgata, anche degli astrattismi cromatici, anche di una certa modernità che ormai è stanca anche dei suoi stilemi, capito? Vediamone un altro. E praticamente sarebbe l'occupazione di spazio non proprio, che è bellissimo, perché poi c'è questo giallo e questo nero, e questa diciamo figurazione che sembra che ruoti o no, curiosissimo, capito? Come dicevo prima, il giallo è un colore che mi rappresenta, quindi il giallo sarei io come persona, quella linea nera che ha questo, sì, rigonfiamento, sarebbe la rappresentazione dinamica dell'ansia. Allora, fermi tutti, perché insomma, qui c'è materia per gli psicologi. Lui si effigia, insomma, è ben rappresentato dal giallo, che è, insomma, no? un'identità cromatica. Sì. Questa linea nera, vedi, in effetti c'è un orizzonte, che poi si gonfia, quindi diventa quasi sferica, è la cifra dinamica dell'ansia, capito? Di un'emozione che cresce, che si muove, si sommuove, si trema, in qualche modo si sfrange, si rigonfia. È bello, perché come rappresenti l'ansia? Certo, ognuno lo fa a modo suo, abbiamo avuto tanti artisti, ognuno in un modo diverso, però trovo bello che, arrivati poi alla soglia di un nuovo secolo, anzi di un nuovo millennio, si cerchino di nuovi stilemi,
perché in fondo tu sei molto giovane, cioè, hai 24 anni, 22. Cioè, tu capisci che tutte le avanguardie, 100 anni fa, quando le avanguardie storiche appunto inauguravano il Novecento, tutto è stato fatto, in qualche modo la metafisica, il surrealismo, anche, prima ancora il futurismo, il surrealismo, ognuno aveva pensato di trovare la propria figurazione dell'ansia, capito? Ognuno a suo modo. Mi sembra molto giusto che tu, con la tua giovane età e col tuo anche porre dietro le spalle delle soluzioni ormai traballanti del passato, eccetera, stia portando avanti nuovi stilemi. Mi chiedo anche se hai... vediamone un'altra ancora, via. Questo è un trittico, a me è piaciuto moltissimo, si chiama Pioggia mentale tra luce fisica, io ho scritto bellissimo, è un trittico, cosa rende ancora più bello il trittico? Il fatto che lui lo abbia diviso, lo abbia separato, cioè, questo come se fosse una finestra. È una trovata, come se fosse una finestra tripla, capito? No, non era banale metterlo tutto insieme, quando hai avuto bisogno di farlo con quel bianco l'hai fatto, quindi sono tre finestre, tre ante di finestra. In realtà questo trittico qui ha qualcosa in più che vorrei approfondire il discorso. Vai, perché ti prego. Ho utilizzato materiali completamente di recupero. La tela è fatta di nylon, sì, e le cornici sono fatte in MDF, che l'MDF sarebbe della segatura compressata. Sì, sì. E io credo che comunque al giorno d'oggi sia importante tutto l'argomento dell'ambiente, dell'ecosistema. Beh, sì, e queste cose qui. E sì, perché non poterlo portare sull'arte? Se l'arte riesce a recuperare anche i materiali, eccetera, vedete, si vede chiaramente, adesso a vederlo un po' più ravvicinato, si vede, no? la plastica, insomma, si vede come scorre la tela. E poi la risultanza cromatica è stupenda, questo sfondo verde, marrone, insomma, è particolare, insomma, commisto. E poi questa esplosione bianca che tu appunto chiami luce fisica, e poi c'è anche una pioggia mentale, tutto questo rimane mentale, come tutto, come il bianco, come il giallo e il nero di prima, era in qualche modo una parcellizzazione dell'ansia, una manifestazione dell'ansia. Beh, trovo che tu abbia trovato una tua cifra, non so, verrebbe quasi voglia di trovare una nuova dizione, perché ripeto, tutti gli aggettivi del passato ti stanno stretti. Astrattismo cromatico, anche il materico, anche se poi tu lavori sui materiali, qui vai anche al di là, perché c'è un'ansia e una soluzione materica su come tu, il coso pressato, su come arrivi al materiale, ma qui poi quello che vince è l'esplosività cromatica, qui c'è questa luce tutta bianca, questo sfondo di verde oliva, insomma, molto molto bello, devo dire. Grazie. Complimenti. Basta, mi fermo, sennò poi ti faccio troppi complimenti. Allora, mancano 2 minuti, credo, quindi anche 3. Comincia te e poi finiamo con le belle signore e signorine. Vediamo, un messaggio, 10 secondi per dire quello che stai facendo, quello che, dove vorresti arrivare o non arrivare, insomma. Ok, il mio processo artistico, diciamo, quello che vorrei assorbire e far assorbire alle altre persone è la mia persona, ma la mia persona reale, non la mia persona esteriore, la mia persona interiore. Io in tutto quello che faccio e sulle mie produzioni cerco sempre di fare entrare in contatto la mia parte esterna e la mia parte interna. Bello, questa è un'alchimia, è una formula. Alla prossima.